25 studenti di 3 scuole superiori della città hanno realizzato e messo a disposizione di napoletani e turisti una mappa ed un sito internet dedicati ai luoghi e alle storie di pace e non violenza a Napoli. Il progetto si intitola La città della pazienza e nasce dall'impegno di un gruppo di ragazzi dei licei Caccioppoli, Genovesi e Morante, accompagnati dai volontari dell'associazione Claudio Miccoli. Attraverso una guida cartacea ed il sito internet lacittadellapazienza.it, l'iniziativa vuole offrire ai visitatori uno strumento utile per conoscere luoghi e vicende rilevanti ma poco note. Chi vuole conoscere Napoli deve attraversarla soprattutto da questi aspetti e quindi abbiamo delle guide eccezionali che sono i nostri ragazzi che appunto crescono, si formano, difendono e combattono per costruire il loro futuro intorno a questi valori e la pace. Con il sostegno del Centro di Servizi per il Volontariato, gli studenti sono stati coinvolti in 12 passeggiate sul territorio ed hanno avuto la possibilità di raccogliere dati, informazioni e testimonianze che gli hanno consentito di realizzare la guida in formato cartaceo e digitale. Un anno in cui questo gruppo di ragazzi ogni sabato mattina è andato in giro per la città a individuare 10 luoghi e storie di pace e non violenza. Ne è venuta fuori appunto una mappa cartacea e un sito internet che offrono a visitatori napoletani un modo diverso e nuovo di conoscere la loro città. Perché anche posti che magari sono assai noti, assai frequentati, l'Orto Botanico di Napoli per esempio conta ogni anno migliaia di visitatori, però pochi sanno che è gemellato con quello, l'Orto Botanico di Hiroshima, perché da Napoli, dopo la distruzione della bomba atomica, partirono semi e piante per far rifiorire l'Orto Botanico giapponese. E così via, abbiamo individuato appunto 10 itinerari, tutti molto interessanti, e speriamo quindi di offrire uno strumento utile a chiunque voglia accostarsi ai temi della pace, anche, come dire, dando uno sguardo nuovo e bello sulla nostra città che offre veramente tantissime bellezze.